Il caffè è una pianta da cui semi torrefatti e macinati in polvere si ricava la bevanda dall'omonimo nome. Nato forse in Persia, conquista nel 500 i territori dell'Impero Ottomano e verso il 1615 arriva a Venezia, da dove inizia la sua penetrazione in Europa. Affascinante bevanda esotica diventata nel corso dei secoli un prodotto internazionale che ci accompagna quotidianamente e culturalmente. La collezione di Palazzo Bianco presenta diverse tipologie di tazzine e caffettiere, che vanno dalla manifattura fiorentina a quella veneziana, dalla tedesca alla cinese. Sono pezzi solitamente di piccole dimensioni, in porcellana o maiolica, con finissime decorazioni, talvolta prive di manico. Per quanto riguarda la produzione italiana, qui possiamo apprezzare una caffettiera in porcellana, della celebre manifattura veneziana di Geminiano Cozzi, fondata nel 1764. Cozzi riesce a sintonizzarsi sugli aspetti più originali dell'arte veneziana e allo stesso tempo offrire un'interpretazione sapida, mai banale, della produzione ceramica coeva. È il caso di questa caffettiera, originale e inconsueta, che esprime alcuni temi ricorrenti nel XVIII secolo. L'interesse per la natura, la ricerca del bizzarro e la preferenza per le linee curve e asimmetriche. La superficie infatti è caratterizzata da scaglie in aggetto, frutti e foglie in rilievo e un manico composto da tre volute che si rincorrono. Passiamo ora invece a un pezzo di manifattura tedesca, quella di Meissen, creato però per il mercato ottomano. La tazzina, priva di manico, in porcellana dipinta, si appoggiava su un supporto metallico decorato da smalti. È caratterizzata da bande rosse profilate in oro e dipinta, nelle zone bianche, con fiori occidentali dai colori vivaci. È a Meissen, presso Dresda, che nasce nel 1710 la porcellana europea, a seguito degli esperimenti fatti da uno scienziato e da un alchimista, i quali trovarono la ricetta per produrre un tipo di porcellana dura molto simile a quella orientale. Durante il Settecento, le caffetterie rappresentavano non solo un luogo di aggregazione e socializzazione, ma anche di confronto e dibattito politico. Inoltre, il rituale del caffè era anche un momento di ritrovo per i giovani artisti dell'epoca. Oggi il caffè scandisce i nostri momenti del giorno, preso di tutta fretta, in solitudine o con gli amici. Rimane sempre un piccolo momento di piacere per il nostro palato.